Zaino di concezione militare o zaino da trekking? Quale scegliere per le mie attività outdoor? Questa è una domanda che spesso mi viene rivolta e che vedo spesso riportata sui vari gruppi dedicati al bushcraft e al survival. Provo a dare una mia interpretazione con questo video, sperando come al solito di essere utile a qualcuno. Premetto che allo stato attuale dell'evoluzione tecnica e dello sviluppo del mercato non c'è più tanta differenza tra le due tipologie e per le esigenze di un escursionista medio vanno bene entrambi. Tutto si riduce probabilmente ad una scelta dettata da canoni estetici. Altra premessa doverosa è che lo zaino, al di là della tipologia, dovrebbe essere di qualità. A dire il vero, quando ci si avventura in ambienti isolati, un po' tutto l'equipaggiamento dovrebbe essere di qualità. Se consideriamo che la funzione dello zaino è di contenere questo equipaggiamento in modo che noi possiamo portarcelo dietro, si capisce bene che la scelta di uno zaino affidabile è probabilmente la prima cosa a cui dobbiamo pensare. Oh, qualità non significa per forza prezzi esorbitanti. Uno zaino di questa grandezza uno zaino di questa grandezza, una volta che lo pagate 50, 60, 70 euro, è più che sufficiente. Quelli che costano di più sicuramente sono ottimi zaini, ma considerate che probabilmente state pagando delle caratteristiche che all'escursionista medio non servono. Mi è venuta in mente una cosa importante, quindi faccio una terza premessa. Lo zaino si sceglie in base a ciò che deve contenere e non viceversa, parlo della capienza. Non ha senso acquistare lo zaino se non siete ancora sicuri di cosa volete metterci dentro, perché rischiate di prenderlo o troppo grande o troppo piccolo. Quindi fate un check della vostra attrezzatura. Ammucchiate tutta la roba che intendete portare con voi e in base al volume occupato scegliete il litraggio dello zaino. Ok, dunque, quale scelgo? Questo o questo? La risposta è dipende. Che cosa cerca un militare in uno zaino? Sicuramente l'affidabilità, il massimo della robustezza e la possibilità di stoccare e di organizzare in maniera modulabile tutto il suo equipaggiamento. Il comfort è un fattore secondario, in quanto il militare è un duro ed è addestrato a sopportare la fatica e le privazioni. Al contrario, l'escursionista che si trova in natura per diletto, che non vuole stare scomodo e che d'altra parte non ha bisogno di avere accesso immediato a un particolare pezzo dell'attrezzatura, predilige magari uno zaino più confortevole. Gli zaini di derivazione militare sono in genere pieni di tasche, di cinghie, di asole per attaccare la roba fuori e sono realizzati con materiali molto spessi e quindi abbastanza pesanti. Quelli da trekking sono invece costituiti da un unico grande sacco con poche piccole tasche e sono realizzati con materiali molto leggeri. Queste sono le differenze di massima tra le due tipologie, differenze che però, come vi dicevo prima, al giorno d'oggi sono diventate abbastanza labili. Parliamo di robustezza, ad esempio. Questo qui è in cordura e va bene, ma anche questo qui non scherza, è un nylon ripstop che non si strappa neanche col coltello un altro po'. Vogliamo parlare di comfort? Questo qua pesa sicuramente di più, però ha schienale imbottito, spallacci imbottiti, cinghia ventrale e cinghia pettorale. Quindi capite bene che stiamo parlando quasi della stessa cosa. Quale scelgo tra i due?
Dice, diccelo perché ancora non ce l'hai detto. Io personalmente scelgo nel seguente modo. Questo qui lo utilizzo principalmente per uscite in montagna di una giornata, principalmente l'inverno. Queste sono uscite nelle quali io vado in montagna e devo semplicemente arrivare da un punto A ad un punto B. Dopodiché tornare indietro e non faccio nulla nel tragitto se non camminare. Quindi lo riempio con acqua, cibo già pronto, che non ha bisogno di essere cucinato, una giacca in più magari, un piumino, attrezzatura varia, quali ramponi, piccozza, caschetto. Quest'altro invece, che ha molte più tasche, lo utilizzo per far uscire nel bosco, magari di più giorni. In uscita nel bosco, dove devo allestire un campo, devo processare la legna, porto tanti piccoli oggetti, e quindi mi fa comodo avere a disposizione più tasche per suddividere meglio questi oggetti. Se parliamo di uscite nel bosco, sicuramente avremo a che fare, con vegetazione fitta, rovi, spine, fango, sicuramente uno zaino di questo tipo in cordura è un po' più strong, diciamo, resiste meglio ad una situazione di lavoro nel bosco, rispetto all'altro, che comunque ha comunque una sua resistenza. Da non trascurare il discorso della colorazione. Se faccio l'uscita nel bosco, preferisco essere un pochettino più discreto perché avrò maggiori probabilità di incontrare della fauna selvatica, e quindi preferisco mimetizzarmi un po' di più per non dare nell'occhio, per non dare fastidio agli animali. Quindi ragazzi, alla fine della fiera la scelta dello zaino dipende da cosa dovete metterci dentro, dal tipo di situazione in cui lo andrete ad utilizzare e da quanto vi piace mantenere organizzato ed accessibile il vostro equipaggiamento. In situazioni dove il comfort ed il peso sono i parametri di maggiore interesse, sicuramente dovremo rivolgere la nostra attenzione al mondo dell'escursionismo. In tutti gli altri casi, uno zaino di questo tipo garantisce sicuramente il massimo della versatilità. Ok ragazzi, per oggi è tutto. Spero che il video vi sia piaciuto e che possa esservi utile. Mi raccomando, iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto, perché sto preparando un sacco di roba interessante per voi. Vi ricordo di iscrivervi al mio profilo Instagram, che tengo molto più aggiornato rispetto al canale, con cadenza giornaliera, e da dove passano tutte quante le novità e le anticipazioni dei video che poi metto sul canale. Se siete interessati ai miei corsi di tecniche di sussistenza primitive, in descrizione trovate il link del mio sito e della mia pagina Facebook. Lì ci sono tutti quanti i miei recapiti, quindi se avete interesse contattatemi che ci facciamo due chiacchiere. E voi quale zaino preferite? Escursionistico o militare? Quale zaino usate durante le vostre uscite? Magari qualcuno di voi ce li ha tutte e due come me. Fatemelo sapere nei commenti. Grazie ancora per la visione, un saluto, state bene e ci vediamo al prossimo video.